Cerco di spiegare che noi abbiamo combattuto per la libertà di pensiero che il fascismo non consentiva assolutamente. Ogni opinione diversa o difforme era punita con il confino o il carcere. Questo è avvenuto. Della libertà garantita dalla Costituzione italiana, oggi usufruiscono anche i fascisti che, malgrado il divieto di ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista, secondo quanto è stabilito chiaramente dall'articolo 12 della Costituzione, disposizioni transitarie, transitorie e finali, fanno manifestazioni fasciste in ogni dove. Oggi noi possiamo discutere insieme di idee proprio perché abbiamo vinto noi. Se avessero prevalso loro, diciamo, saremmo nuovamente ad Auschwitz. Questo è facile comprenderlo. A chi allora, se la nostra rivendicazione di libertà è limitata, ci domandano, noi diciamo, ed io dico che sì, c'è un limite, ed è quello relativo alla dittatura del regime fascista proprio perché nemici della libertà. La Costituzione è chiaro, ne proibisce la Costituzione, anche se purtroppo frequentissimamente non viene applicata e tuttavia comunque qualsiasi magistrato ne avrebbe facoltà. Questo però non ci proibisce affatto di discutere delle idee di chi non la pensa come noi, soprattutto se sono giovani e quindi possono essere male informati o deviati magari da qualche racconto familiare. Altra cosa sono le formazioni o i gruppi che si ispirano apertamente e chiaramente al regime mussoliniano o peggio ancora al nazismo. Non per niente ci chiamiamo antifascisti, ma prima di combatterle con le leggi, noi amiamo confrontarci con il dialogo, la discussione, fornendo argomenti e testimonianze di dibattito che chiariscono. Seppure nel piccolo, oppure altri con maggiori responsabilità, abbiamo ridato al nostro paese la libertà che prima non c'era, c'era una dittatura e bisogna ricordarlo anche, l'abbiamo data per tutti. Dalle belle città date al nemico, fuggimmondi su per le aride montagne. Cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, montammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglie. Temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, vegliam di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Movimento di liberazione in Italia si forma, detto brevemente, in diversi modi e anche portato avanti dalla delusione principale che può essere riassunta in questo modo. Sera dell'8 settembre 1943 il capo
del governo, il generale Badoglio, italiano, comunica, legge alla radio il comunicato che la guerra è finita. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. La guerra è finita, ma la guerra è finita nei confronti dell'esercito anglo-americano che è già sbarcato in Italia. Ci sono la stragrande maggioranza degli italiani e soprattutto dei soldati, tirano un grande sospiro di sollievo e si crea quasi una parola d'ordine generale, ma che non è però realistica. La parola d'ordine che si crea, che è spontanea, che si sente ovunque, è la guerra è finita. Purtroppo però la guerra non era finita affatto, perché incominciava un'altra guerra, anche se diversa. In particolare poi nel Veneto, anzi nelle tre Venezie, c'è uno scoramento generale quando si capisce che la guerra non è affatto finita e che ci sarà un'altra guerra. Quello che si sente dire ovunque da noi, dalle nostre parti nel Veneto, più o meno è questo. Eccoli qui, i crocchi, come si diceva allora, i tedeschi, i germanici, dopo appena 25 anni dalla fine della prima guerra mondiale, 1915-1918, eccoli di nuovo qui a occupare l'Italia, arrivano fino al Piave, sorpassano il Piave, occupano tutto quanto. Quindi, d'un lato c'è uno scorramento e dall'altro c'è una parte di militari che non vogliono essere presi prigionieri, perché immediatamente dopo l'8 settembre del 1943 la prima cosa che fanno i tedeschi è quello di fermare i soldati italiani che saltano nei treni e vogliono andare a casa, cioè arrivare a casa. Ma i tedeschi li fermano, li prendono prigionieri e li porteranno poi nei campi di prigionia in Germania e negli altri paesi da loro occupati. È stata una guerra di liberazione, abbiamo cercato di restituire, molte volte dandole, parecchie volte prendendole, ovviamente. Ecco, insomma, abbiamo cercato anche di attaccare, quindi limitando l'afflusso, perché il reclutamento avveniva per gradi, cioè stabilito che facevi bene, che eri fidato. Potevi essere, ma non obbligatoriamente, promosso o incaricato di qualche altra missione, magari più importante, o di qualche altro compito più o meno, insomma, è avvenuto così.
così anche per il mio vissuto personale. Partigiani, è proprio questo: se vedete che il presente, se vedete che questa condizione non rispecchia quello che sono i vostri valori, quelli che sono le vostre aspirazioni, i vostri sogni, è possibile cambiarlo, è possibile organizzarsi tutti quanti insieme, è possibile lottare per raggiungere i nostri obiettivi. Se dovessi scegliere fra molti poeti che si sono impegnati nella Resistenza, sceglierei una di Dante Strona. Il titolo è Lungo sentieri d'Erica. Per ritrovare i compagni dovrei visitare ad uno i 100 cimiteri della mia terra. Tanti sono i morti ragazzi della lunga stagione di guerriglia. Gli altri sono andati in silenzio, maturi di anni, grigi e delusi. Di pochi ne parlò il giornale. Chi resta ancora non so. Qualcuno è arrivato e ha del suo il sole, per gli altri la realtà operaia. Due stanze e un quartino di rosso per pomeriggi di attesa. Ma non farò questo viaggio. Mi basta chiudere gli occhi per incontrarli lungo sentieri d'Erica, dove per me il tempo si è fermato. Comportamento delle varie divisioni germaniche in Italia è un comportamento da truppe occupanti, con tutto quello che comprende una parola di questo genere. Molto illuminante, direi, e viene citato il documento fondamentale che considerano, e con me anche numerosissimi porici della guerra di liberazione nazionale, riferisce il documento che reca la data, lo traggo da un libro per essere più preciso, data Roma 11 settembre 1943. Vorrei che mi fosse permesso di dire che la data è altamente significativa, perché è una ordinanza del comandante delle truppe tedesche in Italia, il generale Kesselring, datata 11 settembre 1943, esattamente 2 giorni e mezzo dopo, 3 giorni al massimo dopo l'armistizio. Recita, si tratta di 10 punti che vengono recitati e poi letti anche da migliaia di italiani, perché viene trasformata in un manifesto appeso sui muri. Dice così: il comandante in capo tedesco, ordinanza, punto 1, il territorio d'Italia messo sotto posto è dichiarato territorio di guerra, in esso sono valide le leggi tedeschi di guerra. Punto 3, ogni sciopero è proibito e sarà giudicato secondo il tribunale di guerra. Ci sono altri punti significativi, ma bastano questi due per dire, soprattutto riflettere, sia pure velocemente, un attimo che cosa vuol dire il territorio d'Italia a me sottoposto e dichiarato territorio di guerra. Cioè è chiaro che l'Italia, in quanto simbolo, in quanto paese, anche dal nome Italia, non,
non esiste più. Non esiste più, esiste un territorio occupato dai tedeschi che lo considerano proprio territorio, perché quando vigono le leggi della Germania è evidente che lo considerano un proprio territorio. Avevate delle regole nelle vostre formazioni partigiane da seguire, delle regole, dei codici d'onore? E, si chiama decalogo perché si tratta, la Kin aveva scritto 10 punti. Il primo punto, al punto numero 1, si dice così: noi, ribelli per amore e non per odio, combattiamo per la giustizia, per la libertà, per l'uguaglianza, per una coscienza onesta e responsabile. Punto 2. Ricordatevi che la vita è sacra, come sacra è la morte, e comportatevi religiosamente di fronte alla vita e alla morte. È importante anche il punto 4. Il prigioniero non deve essere bastonato e tantomeno torturato. Siate severi, intransigenti e implacabili, purtroppo, contro le spie, i traditori e i rastrellatori. Abbiate, al punto 5, una conduttae un comportamento corretto, anche se fermo con la popolazione. Ricordatevi soprattutto che il partigiano non amico e non sorretto dalla maggioranza del popolo non ha vita lunga. Siamo i ribelli della montagna, vediamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. L'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera, sulle strade dall'avverso riassediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la bandiera rossa. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. L'armistizio, che come tutti sappiamo non è la fine della guerra, è solo una cessazione di combattimenti con alcuni eserciti, uno o più di uno. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Esse però reagiranno da qualsiasi parte vengano attaccate, la qualsiasi parte era una sola. Nelle vostre formazioni erano presenti molte donne, penso. Quali erano, diciamo, le caratteristiche dei rapporti che avevate con questo personale femminile? Presto detto, precisando subito che la presenza delle donne nelle formazioni partigiane era piuttosto numerosa nelle varie funzioni che venivano loro affidate, che potevano essere di
funzioni di staffette partigiane, il nome allora poi si è precisato via via nel corso dei mesi, voleva dire che soprattutto non erano donne combattenti o armate, ma non è che per questo assolvessero, anzi, che assolvessero ad un compito minore, era un compito molto importante e che ha comportato anche numerosi arresti, molti dei quali poi conclusi sì nelle prigioni naziste e fasciste con molte percosse, molte bastonature e purtroppo inevitabilmente con lo spregio supremo che in ogni qualsiasi guerra viene riservata alle donne, che è quello dello stupro, anche con una violenza inaudita. Questa è documentato da centinaia, migliaia di casi di donne che alla fine della guerra, per pudore, per una certa vergogna, hanno dichiarato loro stessi in quella Italia del 1945, quando era molto presente ancora la religione, le chiese erano molto sequestrate, eccetera, e siamo arrivati al punto, questo deve essere detto, e non costituisce una diminuzione, costituisce soltanto la volontà di queste donne che hanno subito violenze di questo genere, non hanno mai voluto affrontare questo argomento, non soltanto negli incontri con gli studenti nelle scuole o incontri o nei congressi di altro genere, è un segreto che hanno voluto mantenere al loro interno, non parlando di queste cose. Potrei fare degli esempi di staffette partigiane che ho conosciuto a diecine, che hanno preferito non dire queste cose nemmeno ai loro più cari, cioè vale a dire ai loro mariti, ai loro figli, né sono volute mai entrare in dettagli che si sono tenute soltanto per loro. Personalmente considero questa cosa giusta e degna di ogni rispetto. Ma c'erano anche le combattenti però? C'erano senz'altro anche delle combattenti, delle donne come si potrebbe dire oggi, con particolari caratteristiche, perché nessuno di noi femmine o maschi siamo uguali, ognuno di noi ha delle caratteristiche, è ridanciano oppure no, insomma ognuno di noi è un essere umano particolare, sostante, particolare, che ha determinate caratteristiche sì, positive sì, qualche volta negative sì, e c'erano, abbiamo avuto parecchie presenze femminili, la storia della resistenza le documenta, queste donne hanno scritto di loro pugno diversi libri che fanno parte, sono entrati nelle biblioteche scolastiche, nelle biblioteche comunali, sono presenti. Potrei fare, si potrebbe fare, come dire, a modo di, come esempio, ecco, dato che il tempo che abbiamo a disposizione in conversazione di questo genere qui non è e non può essere ovviamente eterno. E, dopo la liberazione, dopo il mio trasferimento da Venezia, per le ragioni che abbiamo già detto, mi pare, a Roma ho avuto modo di conoscere una di queste
persone che ha anche un cognome un po' fuori dell'ordinario, diciamo, alludo a Valchiria, terra dura. Si chiama in questo modo, Valchiria è il suo nome, terra dura è il cognome, la figlia è una marchigiana, figlia di un componente di una famiglia piuttosto benestante, studentessa universitaria, anche lei, oltre ai suoi fratelli e il padre. Valchiria, terra dura, per essere brevi, ha comandato nelle Marche una formazione partigiana di 20-30 persone che hanno condotto molte azioni audaci, spericolate, notevolmente spericolate, producendo e causando molti danni anche alle truppe germaniche e occupanti, che avevano messe sulla testa di questa donna imprendibile una taglia di una somma considerevole e che fortunatamente non sono mai riusciti, nonostante gli sforzi che hanno fatto di arrestarla. Valchiria, terra dura, oggi come oggi ha una novantina d'anni e purtroppo per noi tutti da alcuni anni ha certe difficoltà di movimento, ma la mente è ancora abbastanza viva, ha però certe difficoltà di movimento che hanno frenato e che frenano umanamente parlando la sua presenza nei congressi, vale a dire, dico soltanto che la sua conoscenza, il suo modo di gestire, di parlare, molto vivace, qualche volta crudo, ma certamente saputo e vivace, ci manca, ed è un peccato che non sia presente assieme a molti di noi, sentiamo l'assenza di questa di questo suo mancanza. Quale fu il vostro stato d'animo, il tuo insomma, in particolare, quando la guerra finì? Fu uno stato d'animo di gioia, di soddisfazione, di liberazione? È una domanda questa molto presente, nella trasmissione della memoria della guerra di liberazione nazionale. Il mio personale fatto d'animo è largamente equiparabile alla stragrande, per non dire di tutti quanti, certamente diffusissimo nella stragrande maggioranza dei artigiani, ed è classificabile, per brevità di espressione, in due sentimenti fra loro però opposti, ma contemporaneamente diversi. Il primo, naturalmente, è dato da una grande gioia, da un grande sospiro di sollievo. Finalmente la guerra era finita, la battaglia era arrivata al suo termine, e sia pure con perdite significative e numerose, finalmente si poteva ritornare a casa e alle famiglie. Ma una, si potrebbe definire una gioia di questo genere, era inevitabilmente ovunque, dappertutto, sciupata, compagnato e limitata anche da un senso di nostalgia per gli amici che non c'erano più, e poi anche perché
e poi anche perché soprattutto si è trattato per noi non tanto di una gioia deliberatamente espressa, quanto invece di più di due mesi e mezzo di continui funerali per la riesumazione dei partigiani che erano centinaia e centinaia sepolti, diciamo così, almeno peggio, funerali con le bandiere, con le famiglie, con i sacerdoti, con le famiglie, con i genitori, con i fratelli disperati, eccetera. Ed è il nostro è fatto veramente per oltre due mesi un pellegrinaggio continuo per la localizzazione delle salme, la riesumazione e poi con i funerali, la maggior parte dei quali ovviamente era di caratteristica cattolica, presenti i sacerdoti che dicevano poi una messa, eccetera. Era uno strazio che nessuno di noi, soprattutto osservando i genitori, le mogli, i figli, anche più piccoli di una età non maggiorenne, che erano rimasti orfani ed erano ben sicuri, erano convinti che oramai non sarebbero più ritornati e non li avrebbero più visti. Una cosa che non è che nessuno di noi è capace di narrare e di dire come effettivamente fu e come si è svolta. Siamo i ribelli della montagna, gli ambispenti ed i patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, dalla folta ardente schiera, sulle strade dall'avverso riassediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per la bandiera rossa. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenta, quella fede che ci accompagna sarà la luce da noi. Noi porteremo sempre dentro il cuore le gesta che han dato riscatto al disonore, si tornerà alla testa del corteo, uniti ancora, cantando bella ciao, 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 bella ciao. Siamo i ribelli della montagna,
gigliam di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Thank you.